partiamo da Pupo, o accanto a me il professor Zichicchiri, perché Pupo e la Fiorentina, sì, della quale lui è come me simpatizzante, hanno creato non poco casino ieri l'altra sera. Dunque si giocava la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Udinese. Sì, lei, professore, ci ha contattato a Firenze. E cosa è successo? Alla Fiorentina parliamo, erano le ore 18, noi stavamo partendo per Firenze. Infatti io ti ho telefonato e, esatto, ti ho chiamato, e gli ha detto, Pupo, e Pupo, per cortesia, fai un autografo per la Donatella, per favore. E spieghiamo già questo primo inghippo, la Donatella, perché lei voleva l'autografo, nella speranza che la Donatella me la dasse. Invece ora gliela porto, quando gliela porto. Vabbè, ci farà sapere se gliela dà. Da lì noi, se poi gli passa la sua assistente, non ne esci, tanti auguri. È una cosa bella che qui l'ha sentita, la Nedesia è rimasta molto contenta perché l'ha sentita, ha sentito Elcio, si è commossa anche lei, si è messa quasi a piangere, però dopo hanno 91 anni. Come tanti che sentono cantare Pupo si mettono a piangere perché è veramente emozionante. E gli è piaciuto moltissimo anche la Nedesia. Allora, nel frattempo che io sono con Pupo, il professore era stato accompagnato a casa da Valentina Marconi, la regina della mortadella, sì, del Grande Fratello. Infatti. Quindi queste due celebrità in giro per l'Italia. Per l'Italia. La Valentina Marconi viene a Firenze e mi chiama perché era ospite dell'Udinese, quindi già ci stava su coglione. Già ci stava su coglione. Per la Fiorentina. Alla fine del primo tempo tenta di venire a trovarci e non ci riesce perché non la fanno passare. Noi eravamo nello skybox sopra la tribuna autorità, sopra la tribuna d'onore. Finisce la partita che ancora la Valentina non è riuscita a passare. Alla fine passa e ci comunica che ha rotto il cambio della macchina. Quello lo sarei, che io non c'ero. Mi ha detto che ha accompagnato lei a Monterchi, probabilmente. È successo per quello. Cosa era per quello? È un'emozione che mi ha accompagnato lei a me, a Monterchi praticamente. Insomma, morale ci ha toccato. Non te dico, Rita, quando è salita a macchina, siamo usciti da dove escono i calciatori. Ho detto, Valentina, aspettaci fuori. Era vestita tutta attillata. E io sono sceso, le ho aperto lo sportello, ho sentito da tutti i fans che c'erano, vai la maiala! E lei è salita. Poi l'abbiamo portata, l'ho dovuta portare, siamo arrivati a Arezzo, avevamo le macchine all'orologio. Alla fine lei trombe. Io che avrò fatto? Sono svenuto dall'emozione. No, sono andato a letto perché avevo sonno. Fatto bene. Alle Viola! Lo dica anche lei, professore. Alle Viola! È un gobbo.